Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione di TRM H24. Un ultraleggero è precipitato in Friuli e due persone hanno perso la vita. Un 35enne originario di Monopoli e un pilota delle Frecce Tricolori originario di Pisticci. Era di origini pisticcesi il capitano Alessio Gersi, il pilota di 34 anni, è rimasto carbonizzato insieme a un parente, Sante Ciaccia, di 35 anni, originario di Monopoli. I due erano a bordo di un ultraleggero decollato da Campo Formido nell'Alta Valtorre in Friuli. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto il velivolo prendere fuoco prima di schiantarsi in una zona boschiva. Gersi era un pilota delle Frecce Tricolori con il nome di Pony 5 e stava per partecipare alla quinta stagione. L'air show delle Frecce, in programma alla base aerea di Rivolto per il 1º maggio, è stato annullato in segno di lutto dei vertici dell'aeronautica militare. Solo il mese scorso un'altra tragedia ha colpito l'aeronautica e la Basilicata. In uno scontro tra due aerei hanno perso la vita due piloti, tra cui l'ufficiale lucano Giuseppe Cipriano. Una tragedia che colpisce la comunità di Pisticci e tutti i lucani, ha commentato l'assessore regionale all'ambiente Cosimo Latronico. Alla sua famiglia, ai suoi commilitoni, alla comunità di origine, il cordoglio e la solidarietà più sentita. Mi stringo attorno ai suoi cari, ai quali vanno le nostre più sincere e affettuose condoglianze, ha scritto sui social il sindaco di Pisticci, Domenico Albano. Droga, armi, associazione di tipo mafioso ad Andria, condannate 14 persone arrestate nell'ambito dell'operazione Sfera. 14 persone sono state condannate dal Tribunale di Bari al termine di un processo celebrato con rito abbreviato perché ritenute colpevoli di gravi delitti commessi tra il 2010 e il 2018 nella città di Andria e nei territori limitrofi. Il processo si riferisce all'indagine denominata Sfera, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, che ha accertato reati tra cui associazione di tipo mafioso, possesso di armi e spaccio e traffico internazionale di sostanze stupefacenti a carico di 170 indagati. Il giudice per l'udienza preliminare ha emesso condanne nei confronti degli imputati, facenti parte dei gruppi La Penna, Pesce e Campanale. L'attività di indagine ha permesso di ricostruire le gerarchie dell'organizzazione criminale, definendo Antria come il centro dello spaccio della zona. Sono stati ricostruiti anche i collegamenti con le realtà criminali di altre zone della Puglia, soprattutto con la città di Bari, con il contributo di autotrasportatori che trasferivano importanti quantitativi di cocaina proveniente dalla Colombia attraverso la Spagna, dove operava una frangia dell'associazione. I condannati dovranno risarcire le spese processuali e pagare multe per un totale di circa 80.000 euro. Xylella, 21 milioni di ulivi distrutti in Puglia, i dati presentati al villaggio Coldiretti di Bari. La xylella non è solo un problema. È un dramma vissuto da noi agricoltori. La xylella ha contagiato oltre 21 milioni di ulivi in Puglia, infettando oltre 8.000 km quadrati di territorio, pari al 40% della regione. Continua a preoccupare anche la velocità di diffusione del batterio. Sono i risultati del monitoraggio della Coldiretti sull'epidemia del batterio killer, diffusi in occasione della giornata in difesa degli ulivi al villaggio Coldiretti di Bari, a 10 anni dall'arrivo della xylella in Italia. Purtroppo 10 anni sono tanti, perché in questi 10 anni la xylella è avanzata clamorosamente, ha distrutto più di 21 milioni di piante d'olivo, il 40% della superficie olivicola pugliese, ma soprattutto continua ad avanzare. Avanzare significa mettere a rischio un patrimonio olivicolo adesso paesaggistico, ambientale, turistico, ineguagliabile. Basti pensare alla piana degli olivi monumentali, e l'ulteriore avanzata, che purtroppo sembra inesorabile, potrebbe mettere in pericolo poi la parte ancora più produttiva dell'olivicoltura pugliese e italiana, direi che è il Nord Barese. Al villaggio Coldiretti di Bari presente anche Paco, cane addestrato per il riconoscimento preventivo della xylella. Queste sono delle scatole, le vedete le altre giù a terra, vengono messe in fila perché il cane scorre sulla scatola per individuare quella con l'odore target. Vieni Paolo, vieni, vieni. Qui c'è l'odore target che lui segnala.
Ultima pagina, c'era anche il presidente della Regione Puglia Emiliano a Sant'Eramo per l'inaugurazione della Pinacoteca Francesco Netti. A Sant'Eramo in Colle è stata inaugurata la Pinacoteca Francesco Netti. Qui, nel comune del Barese, fino al prossimo 18 giugno sarà visitabile la mostra Francesco Netti Ritorno a Sant'Eramo, al primo piano del Palazzo Marchesale. All'inaugurazione della Pinacoteca, insieme al sindaco Vincenzo Casone e al sindaco metropolitano Antonio De Caro, era presente anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Immagino che il lavoro della critica questo artista sia molto interessante, perché, e poi il modo di dipingere, perché apparentemente, per esempio, questo sembra un quadro dove sembra essere stata data la prima mano e non le altre, e invece è una tecnica che anche in altri quadri viene utilizzata, che è tipica anche delle correnti artistiche che Netti aveva in qualche modo seguito. E ad Altamura prosegue Federicus. Per Federicus il maltempo modifica il programma, ma non ferma la tradizione, espressa a pieno in una domenica mattina con il corteo dei fanciulli interrotto per la pioggia in serata e con il corteo imperiale che invece è stato anticipato, così come le attività all'interno del borgo dei quattro quarti. A causa delle instabilità delle condizioni meteo è consigliabile seguire gli aggiornamenti sul programma consultando i siti ufficiali. La Caltanissetta d'Altamura, perché? Dalla Sicilia, perché siamo venuti prima della pandemia a vedere questa meravigliosa festa e siamo rimasti molto contenti per come è organizzata, per tutto. Abbiamo portato altri amici, siamo in 18 noi. Siete venuti dalla Sicilia ad Altamura appositamente per Federicus? Appositamente per la festa di Federicus. Con l'occasione abbiamo visitato pure Matera, naturalmente essendo in zona, abbiamo girato un po' di cittadine della Puglia. Qua al Federicus di Altamura che cosa state producendo, insomma? Io faccio questo lavoro ormai da 40 anni e esco fuori da manifestazioni del genere, ma parliamo di feste che hanno 70 anni, 80 anni di storia. Nello specifico cosa fate? Noi siamo di Assisi, e in seguito al calendimaggio di Assisi è diventato un mestiere, insomma, questo. Io faccio tutti i tipi di percussione antica, principalmente io ricostruisco da fonti storiche, per cui affreschi, miniature, arazzi, e poi lavoro anche per i gruppi di sbandieratori, di cortei storici, ma principalmente io lavoro in copia fornita dal musicista, che mi chiede lo strumento vicino a un'iconografia certa di un periodo di cui lui esegue le musiche, e io li riproduco. Qui abbiamo un alambicco che rappresenta che cos'è la distillazione in corrente di vapore, perché distilliamo erbe, dalla lavanda alle selvatiche a un po' di sponda. Che utilizzo poi si fanno di queste erbe generalmente? Dall'aromaterapia in poi, le puoi usare praticamente dovunque se sai usarle, sono anche medicinali se vogliamo. A Policoro nel Materano nuove visioni urbane, progetto volto al risparmio energetico e alla valorizzazione dei luoghi. Offrire un servizio di pubblica illuminazione green, innovativo e che valorizzi i luoghi principali della città, a partire da Piazza Eraclea. A Policoro il sabato sera è stato all'insegna di Nuove Visioni Urbane ad Eracleia, ideato dallo scenografo Mario Carlo Garrambone, prodotto da City Green Light con la collaborazione del Comune. L'anticipazione del progetto, che è partito già nella sua esecuzione dalla zona Lido e che si realizzerà nel corso dei prossimi mesi con la sostituzione di tutte le armature della nostra città. Quella di questa sera è un'anteprima di quello che accadrà fra qualche mese, con la valorizzazione dal punto di vista delle luci di alcuni elementi particolarmente significativi della storia di questa città.
quindi noi siamo molto contenti di aver intrapreso questo percorso che ci porterà nel giro, ripeto, di qualche mese ad avere una città completamente nuova dal punto di vista dell'illuminazione, delle luci, della visione e della valorizzazione di tutti i suoi elementi importanti. A portare ancora luce alla serata gli artisti, i Tamburi Lucani di Pietro Cirillo e l'attore calabrese Giuseppe Panebianco. Sono molto contento di essere qui, ringrazio il mio caro amico Mario Garambone, artista incredibile e preziosa risorsa per questo luogo splendido che è Policoro, ma che è l'antica Eraclea, quindi una civiltà che arriva da lontano, una civiltà che si sta evolvendo, che si è evoluta e che guarda al futuro attraverso questi progetti visionari molto belli, molto importanti. Abbiamo sposato il progetto del maestro Garambone, luci e forme, nuove visioni ad Eraclea. Cercheremo di portare questo ritmo ancestrale dei tamburi e di tricarico che appartiene ad una storia millenaria che affonda le sue radici nella memoria del tempo. E quindi abbiamo deciso di musicalmente ritornare alle origini, soprattutto con il nostro ritmo ancestrale. Ora Scanzano con la Sagra della Fragola. La tutela del lavoro, dei produttori locali, delle filiere sane improntate sulla legalità, concetti di altissimo valore passati attraverso il sapore dolce delle fragole nella sagra organizzata dalla parrocchia Maria Santissima Annunziata in due giornate a Scanzano Ionico, terra che non è solo criminalità organizzata, sottolinea Don Antonio Polidoro, ma che sia piuttosto di un lavoro, si auspica, sempre più tutelato. Un lavoro che deve essere tutelato e che dove qualche volta c'è il rischio, no, che si annidano delle problematiche come il caporalato. Quindi la grande dignità del lavoro, che poi è la questione, è la chiave della questione sociale. E poi lanciare dei valori importanti che sono quelli del bene comune, della solidarietà e della giustizia. Fare una sagra significa dire che Scanzano non è solo delinquenza, c'è una parte, ma è dire che la maggior parte della popolazione sono delle persone laboriose che fanno i sacrifici. Fondamentale il sostegno alle imprese, soprattutto quelle che nascono dai sogni dei giovani, in linea con il progetto Policoro. Il microcredito appunto è una forma di finanziamento con dei tassi molto vantaggiosi che appunto può essere uno strumento per i ragazzi che vogliono investire nel proprio territorio. Parliamo quindi insomma soprattutto alla nostra terra, all'agricoltura, possono usufruire di questo finanziamento e investire per il proprio lavoro, per il proprio futuro. Questo momento sia un momento di valorizzazione del nostro territorio, sia per quello che può offrire per quanto riguarda l'impiego agricolo, sia perché sia un'occasione di grande rilancio dell'agricoltura e un grande messaggio per i nostri giovani che si innamorino di questa attività e dei beni che la terra può offrire. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.